Bene, siccome credo che, come giustamente ci ha ricordato Pace, la democrazia e cultura vadano insieme, non può esistere l'una senza l'altra, e siccome credo che la cultura sia una metodologia, e siccome credo ancora che questa metodologia in Italia sia inquinata da parecchi elementi, avrei scelto di leggere soltanto tre brani brevi. Il primo è una piccola intervista a Gherardo Colombo, rilasciata nel 1988 sul Corriere della Sera. Il secondo brano è a sorpresa, vediamo se indovinate. Il terzo è una riflessione molto amara di De Aglio sul rapporto politica-mafia. Bene, inizio con Colombo che dice: il compromesso in Italia è sempre stato opaco e occulto, e dico di più. Negli ultimi 20 anni la storia della nostra Repubblica è una storia di accordi sottobanco e patti occulti. L'Italia la si può raccontare con una sola parola. Una sola parola? E quale? Ricatto. Ricatto? Mi spiego con qualche esempio. Dallo sbarco degli alleati in Sicilia e dalla scelta di coinvolgere la mafia per facilitarlo, si è stabilito un rapporto di quieto vivere con questa organizzazione criminale, che ha caratterizzato decenni della nostra vita. È stato un accordo necessariamente occulto, e ancora più occulto e opaco è stato necessariamente il suo perpetuarsi. Cosa ha potuto produrre se non il ricatto? Il ricatto dei poteri criminali sulla politica, un altro esempio di quel modo di governare il paese con il compromesso e poi con il ricatto. Il caso Cirillo, no? Ricorda? Una parte della DC si accorda con la camorra di Raffaele Cutolo per la liberazione di Ciro Cirillo, concedendo in cambio l'accesso della criminalità alle risorse pubbliche della ricostruzione post-sismica. E potrei continuare, Fontinelli, Lidl, la P2. Ma Mani Pulite non aveva disarticolato il sistema della corruzione? Disarticolato? Vuole scherzare? Noi abbiamo appena inciso la superficie della crosta. Se avessimo disarticolato qualcosa dinanzi alle difficoltà di vedere evase le nostre rogatorie internazionali, il ministro di Grazia e Giustizia si sarebbe mosso. Avrebbe investito il suo collega degli affari esteri, il ministro degli esteri, avrebbe sollecitato i governi stranieri, e invece è storia oggi, no? Dopo un anno di impasse e la sortita del procuratore confederale Carla Del Ponte a smuovere qualcosa, o almeno la promessa di qualcosa, no? Ahimè, noi abbiamo toccato soltanto la superficie. Chi non è stato toccato dall'azione della magistratura e ha scheletri nell'armadio si sente non protetto, debole, perché ricattabile. La società del ricatto trova la sua forza appunto su ciò che non è stato ancora scoperto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto replicare all'onorevole Pottering, che nel tessere lodi dei rappresentanti della Presidenza arrivati oggi in Italia, Berlusconi, Fini, Frattini e Buttiglione, si è lasciato trasportare dall'entusiasmo, al punto che ho persino temuto che arrivasse a citare anche Maldini, Del Piero, Garibaldi e Cavour. Si è però dimenticato di citare una persona in particolare, ovvero Bossi. L'eccezione di Bossi, il ministro del suo governo che si occupa di politica di immigrazione, che è uno dei temi che lei ha affrontato nel suo discorso, sono del tutto incompatibili con la Carta dei diritti costituzionali dell'Unione Europea. In qualità del Presidente del Consiglio in carica, lei ha il dovere di difendere i valori in essa sanciti. Pertanto dovrà difenderli contro il suo stesso ministro. Vorrei riprendere un'altra osservazione formulata da Di Pietro, il quale ha detto che non vorrebbe che il virus del conflitto di interessi si espandesse anche a livello europeo. Ha proprio ragione, e a questo proposito, da alcuni giorni, ci troviamo in situazione difficile in aula, ogni volta che parliamo della presidenza italiana, perché continuiamo a sentirci dire che adesso dobbiamo stare attenti a non criticare Berlusconi per ciò che fa in Italia, in quanto il Parlamento europeo non è la sede giusta. Perché mai l'Italia non fa parte della Presidenza europea? Cosa intende fare lei per accelerare la creazione di una Procura europea? Cosa intende fare per accelerare l'introduzione del mandato di un arresto europeo? Cosa pensa di fare riguardo al riconoscimento reciproco dei documenti nei procedimenti penali internazionali? Ritengo che in fatto di autenticità dei documenti il suo paese abbia un tantino bisogno di riforme. Se lei attuasse tali riforme nel suo stesso paese, il mandato di arresto europeo potrebbe entrare in vigore più rapidamente.
Nonostante tutto, sono lieto che lei oggi qui sia qui presente, in questa sede, e di poter discutere con lei. Di questo dobbiamo ringraziare non da ultimo Nicole Fontaine, in quanto lei non godrebbe più dell'immunità di cui ha bisogno se Nicole Fontaine non fosse riuscita con tanta abilità a rinviare così a lungo la procedura relativa alla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare sua, presidente Berlusconi, di Dell'Utri, il suo assistente che oggi in via del tutto eccezionale, una volta ogni tanto è presente in aula. Anche questa è una verità che oggi deve essere detta. Signor Presidente, non posso però non rispondere a lui e a tutti coloro che hanno guardato l'Italia, dandone una persona assolutamente caricaturale e lontana dalla realtà. Io li invito a venire a godere di qualcosa che il governo Berlusconi evidentemente non è riuscito a negare, cioè del sole, della bellezza, dei 100.000 monumenti, delle chiese d'Italia, dei 350.000 nostri musei, dei 250 siti archeologici, delle 40.000 case storiche dell'Italia che non siamo riusciti a distruggere in questi due anni. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti, la suggerirò per il ruolo di Capò. Lei è perfetto. Concludo questa polemica dicendo che probabilmente gli amici e colleghi socialdemocratici dovrebbero ampliare le loro frequentazioni al di là dei colleghi italiani che si trovano qui in Parlamento e dovrebbero forse ampliare le letture al di là dei giornali di estrema sinistra che evidentemente hanno formato questi loro convincimenti. Sul conflitto di interessi, a cui molti hanno fatto riferimento, bene, forse non siete a conoscenza del fatto che in Italia i giornali, ma soprattutto le televisioni che ancora appartengono al mio gruppo e alla mia famiglia sono tra i nostri più decisi critici. Perché? Evidentemente vi manca il sole dell'Italia. Non siete venuti e non avete mai acceso una televisione italiana. Dovreste sapere, eppure molti di voi vengono dal giornalismo, che ogni giornalista ha come la sua massima preoccupazione quella di apparire indipendente nei confronti dei suoi colleghi. E questa indipendenza lo porta ogni giorno a essere critico nei confronti di colui che considera il suo padrone. Questa Minzolini che pensa adesso. Se questa è la forma di democrazia che intende usare per chiudere la bocca al Presidente del Consiglio europeo, vi posso dire che dovreste venire come turisti in Italia, perché qui sembrate i turisti della democrazia. Draghi dice, invece, a distanza di 16 anni della strage del 92, di Capaci, rimettendo insieme la cronaca di quest'anno, di cui ognuno ricorda dov'era quando seppe di Falcone, quando seppe di Borsellino, così come ognuno ricorda di come seppe di Moro e di Moro quando venne ucciso, mi sono accorto che anche il cuore aveva una sua parte. Per esempio Borsellino, parlando di sé e di Falcone, lo cita apertamente, ma non avevano cuore, evidentemente tutti quei manager, la nostra classe dirigente, che con Cosa Nostra avevano fatto i buoni affari. Io mi sono informato. Qualcuno di loro ha mai fatto qualcosa per far arrestare qualche esponente della mafia? C'è mai stato qualcuno della Calcestruzzi, dell'Imprigilio, della Cocefar, delle cooperative di Ravenna, della Confindustria, ovvero di tutti quelli che versavano la tangente arena, che si è reso disponibile, che sia stato toccato da Capaci e abbia detto no, adesso basta, è troppo. La risposta è no. Nessuno, nemmeno con una lettera anonima. E su Falcone nessuno ha mai fatto una seduta spiritica. Nessuno della famosa procura di Milano ha mai pensato che le tangenti al nord potessero legarsi a tangenti al sud. Nessuno aveva memoria, nessuno aveva curiosità. Era come se una corrente scosesse inevitabile, lasciando intatte delle collinette. Nessuno sapeva bene quello che sarebbe successo all'Italia, ma qui bisogna rendere merito a un personaggio poco conosciuto e della doppia biografia, Marcello Dell'Utri, capo di Pubblica Italia e ambasciatore di Cosa Nostra a Milano. È stato colui che ha capito più di tutti e ha cambiato l'Italia.